Benvenuti a Masterchef, di nuovo insieme, puntualissimi. Ormai il nostro appuntamento è fisso, quotidiano, dalle 19.30 alle 21 con la cucina di Masterchef. E ancora una volta, quindi, benvenuti. Mettetevi subito in contatto con noi, quindi al nostro numero 0961-717603. Vi ricordo che c'è sempre la possibilità di venirci a trovare in trasmissione, sia come chef che come ospiti, quindi potete anche in quel caso telefonare e lasciare i vostri dati. In più il nostro indirizzo è masterchef@telespaziotv.com e prima di dimenticare, inizio subito a dire anche il nostro sito, il sito dove troverete tutte le ricette e tutti i video del nostro programma mchef.tv. E buonasera Leo Ceruzzo. Buonasera. Ciao Leo, buonasera, benvenuto, bentornato. Buonasera Yolanda Rubino, ci salutiamo proprio come si deve. Buonasera Yolanda, ben trovata. Diamo il benvenuto ancora una volta alla bella e giovane Licia Giampà. Ciao Licia, bentornata. Ciao, grazie, grazie. Ci avevo promesso di tornare, signori, ancora prima di quanto potevamo immaginare. Eccoci qui di nuovo insieme a noi. I nostri amici stanno per preparare delle cose veramente invitanti anche questa sera, però prima ancora devo dare il benvenuto ad altri amici che sono venuti a prendere, ad assaggiare i nostri piatti di questa sera. Parto dalla mia destra, diamo il benvenuto a quattro baldi giovanotti, signor Saverio, il signor Leonardo, il signor Bilotta e il signor Mario. Buonasera a questi quattro signori, tutti accomunati dal capello bianco e dal ciuffo bianco. Complimenti, degli amici ormai fedeli, alcuni di loro li abbiamo già visti qualche sera fa, a sorpresa, ho avuto anche la piacevole sorpresa del signor Mario Lamanna, sono veramente contenta che lei sia venuto. E dall'altra parte vi presento altri amici, altri tre amici che sono venuti a trovarci, ovviamente ogni sera ve ne presentiamo diversi. Questa sera diamo il benvenuto ad un altro giovanotto, Roberto, buonasera, benvenuto a Masterchef. E buonasera al signor Gede Gallucci. Buonasera signorina Rossella. Benvenuto. Grazie, gentilissimo. Tutto grazie bene? Per l'invito, sì, benissimo. Grazie, è un piacere. E grazie. Buonasera anche a Francesco Mancuso. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Grazie. E allora, abbiamo tanti amici questa sera, tra poco chiacchiereremo anche con loro, però prima ancora abbiamo i nostri fornelli per vedere che cosa stiamo preparando. Allora, ovviamente per galanteria inizio a chiedere alla nostra amica Licia che cosa ci prepara questa sera, perché c'è qualcosa, tu sempre cose stuzzicanti, devo dire che dopo i cornetti... Grazie Rossella, grazie Rossella. Allora, io come non mi smentisco, infatti, preparo un dolce. Ecco, perché dolce. Sì, il salato lo lasciamo al grande chef Leo. Quindi io preparerò le coppe golose. Coppe golose. Molto semplici, pochi ingredienti, sì, come diceva l'altro giorno la signora Adriana, quindi sì, pochi ingredienti e di poco costo, sì, soprattutto. Quindi mi occorrerà del cacao, della farina, dello zucchero e del latte, e poi della panna montata che andremo a montare in un secondo tempo, e del cioccolato fondente per guarnire. Ok. Quindi possiamo procedere. Sì, tra poco faremo vedere anche in onda gli ingredienti, quindi giusto il tempo di sistemarci un attimino, faremo vedere anche la preparazione delle coppe golose. Intanto, dice li ha detti, io ve li ripeto, gli ingredienti, così se i nostri amici hanno già carta e penna possono prendere nota. Quindi Licia preparerà queste coppe golose con 3 cucchiai da tavola di farina, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di cacao amaro, mezzo litro di latte intero e della panna montata. Quindi inizia a preparare il tutto. Intanto vado a chiedere a Leo, lo sento proprio lavorare, quindi vado a chiedere a Leo che cosa sta preparando anche lui da quest'altra parte. Allora, chef Leo. Quante cose buone. Iniziamo con la prima senza creare confusione. Quello è un aperitivo. Facciamo questo qui. Oh, la focaccia con la ricotta, signori, ottima, veramente. Quindi focaccia con ricotta, noi vi spieghiamo quello che serve, perché Leo vedo che ha già preparato tutto quanto qua sul nostro tavolo. Allora, 400 grammi di pasta da pane, quindi di pasta sfoglia, sarebbero due. Sì, chi lo vuole la fai con... Lo può fare in casa, questa è già pronta, quindi noi abbiamo due pasta sfoglia. Poi abbiamo 200 grammi di ricotta, 100 grammi di soppressata, bella soppressata tipica. Vedi? Sì, è già lì pronta, eccola qui. Poi abbiamo 100 grammi di caciocavallo, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, due uova sode. Poi un po' di prezzemolo ben tritato. Ah, ecco cosa stavi facendo tu, quel rumore. Era il prezzemolo, proprio lo stavi tritando per bene. Facci vedere come va. Ecco qui. E poi lo cucchiaio di zucchero, del sale e del pepe. Quindi ovviamente
mentre stai preparando tutto quello allora, che ti serve. Adesso andiamo alla borritura qua. Okay, ci vuole lo strutto. Sì. Signora, mi date un foglio per favore. Un foglio, certo, lo prendiamo subito. Intanto Alicia lavora di là, Leo lavora di qua, io sento al telefono che abbiamo. Pronto? Pronto? C'è anche Lina. Non lo sento. So che c'è, ma non si sente. Pronto? Lina. Sì, ok, tra un attimo, guarda, io so chi sei, sei Tonino, probabilmente da casa ti sentono pure, io non riesco a sentirti, però se temporeggi un attimino possiamo parlare con te. Tonino, non chiudere il telefono, mi raccomando. Intanto Leo sta spalmando lo strutto nella tortiera con le mani. Ok, quindi abbiamo detto di strutto, due cucchiai appena di strutto. Ok. Puoi mettere quello? Sì. Sta come no, ti aiuto Leo, sono qui apposta anche per questo. Prego, lo prendi un po' con le mani. La, spalmiamo bene lo strutto, sì. Così poi non si attaccherà, vero? Brava. Questo serve. Ecco. Vuoi prendere anche questa parte? A posto. Ok, grazie. Grazie a te. Collaboriamo, collaboriamo in cucina, signori, eh? E allora, Licia, tu lo usi lo strutto in cucina? Diciamo che è qualcosa che è legato alla tradizione, alla nostra tradizione, lo sì. Strutto. Preferisco usare magari qualcosa di più leggero, però dove ci vuole lo strutto. Esattamente, brava Alicia. Allora, ce l'abbiamo? Qua ci siamo. Sì. Regia, posso parlare con Tonino? Tonino? Ciao. Eccoti, buonasera. Sorellina, senti? Sì, ti senti. E senti il signor Vero e signora Yolanda. Ti salutano, Tonino. No, li vuoi passare? Ma puoi parlare con loro perché ti sentono, Tonino? Signor Vero. Sì, dimmi. Signora Iole? Sì. Sì, Tonino, ti sente? Ci siamo. Ah, vuoi sapere quante chiacchiere ho mangiate? Le ho mangiate tutte io, Tonino, dopo la puntata. Le misure sono aumentate. Ah, Tonino, ma ogni sera tu proprio mi vuoi prendere in giro, No, veramente no. Ho messo... Tonino, ma io ho messo il nero per sfilare un pochettino e tu vuoi dire che sono aumentate le mie misure, insomma. Ah, meno di 250 grammi sicuro. Vabbè, solo quello però, solo 250 grammi. Va bene, Rossella. Va bene, Tonino. Ok, Rossella, buona serata e buon appetito e nuovo a tutti. Saluto grazie. Tutto quanto a lei, alla signora Iole, naturalmente. Grazie. A tutti i tuoi amici. Grazie, Tonino. Da questo lavoro. Ok, grazie Tonino, grazie. Ciao, grazie mille. Buon appetito. Grazie Tonino, ciao. Infatti, grazie. Ciao Tonino. Allora, dopo aver spalmato bene lo strutto, vedo che stai mettendo il pane grattato. Il pane grattugiato. Ok, così si amalgama bene. Pulito. Sì. Ordinato. Bravo, da bravo professionista, quale sei? Il nostro amico Leo ovviamente è molto attento a tutto, a ogni minimo dettaglio, ogni minimo particolare. Ok, andiamo a mettere la pasta sfoglia, adesso la tortiera. Ecco, la vediamo. Sì. Due strati di pasta sfoglia, una che fa da base e una che invece fa da copertura, vero? Sì. Ok, ora andiamo a vedere il procedimento. Quindi se riusciamo a far vedere anche in onda gli ingredienti, regia, sì, va bene, ok, temporeggiamo qualche istante e intanto mentre Leo prepara il tutto, ora Licia vengo anche da te, sì. Sentiamo che abbiamo al telefono, pronto? Pronto, Rossella. Buonasera. Sono Alessandro Rossella. Alessandro? Sì. Benvenuto, Alessandro. Sì, ma veramente, tu credi che sei pagato il Leo delle spazio? Ma che cosa dici? No, io non ho capito il nostro amico che cosa ha detto, comunque lo ringraziamo lo stesso per essere intervenuto. E comunque, infatti, noi parliamo di cucina, non parliamo né di colori, né di rosso, né di giallo, e comunque non è vero quello che diceva il nostro amico, se ho capito bene. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, signora. Buonasera. Con chi parlo? Mi chiamo Pina. Pina da dove? Da Lido. Da Catanzaro Lido? Sì. Ah, bene, che ci va. Volevo sapere gli ingredienti del dolce che ha preparato la signora. La signora Licia? Sì. Buonasera, signora. Buonasera. Licia sta preparando le coppe golose, signora. Tra poco le faremo vedere in onda, intanto glieli ripetiamo, perché così a modo di scriverle. Le scrivo, sì. Allora, per queste coppe golose serve, vuoi dire tu, Licia? Sì, certo, per circa 6 coppe, più o meno. 3 cucchiai di farina.
3 di zucchero e 3 di cacao amaro e mezzo litro di latte. Allora ho miscelato i tre ingredienti, quindi